Sicuramente sono io un tifoso strano, perché sì, sarà così, sarà così. Perché solo io e qualche altro ieri non abbiamo visto responsabilità dell'allenatore per la sconfitta a Napoli. Premesso che ero molto, diciamo, giù di morale dal punto di vista della Juventus prima di Napoli-Juve, e dopo Napoli-Juve invece mi sono un attimino tranquillizzato, perché mi sono detto: ma se siamo questi, non possiamo non arrivare nelle prime quattro posizioni, insomma. Poi di qui a dire se manterremo il secondo posto, questo non lo so. Però la partita di ieri mi ha lasciato parecchia serenità, perché una partita in cui tu crei 6 palle gol, 7, 8, di cui 4 nitide, di cui 4 che, se capitano all'Inter, l'Inter è fuori concorso quest'anno, al Milan, alla Roma, alla Lazio, all'Atalanta, di quelle 4 occasioni da gol clamorose, non fa meno di 2 gol. Noi siamo stati capaci a farne zero, che il gol di Chiesa poi è un gol fatto da, insomma, da un giocatore che se l'ha inventato da solo il gol, no? Quindi la cosa che però mi ha dato enormemente fastidio è stata vedere che c'erano praticamente, finita la partita, le continue polemiche sull'allenatore. Ma ragazzi, io nel senso sono stato costretto ad uscire da un gruppo su WhatsApp del club di cui faccio parte, della Juve, perché non ce l'ho fatta più. Perché mi sono detto: no, finita la partita, almeno in questa partita si parlerà di tutto, ma non degli errori dell'allenatore, della formazione iniziale, dei cambi sbagliati, del fatto che siamo stati tutta la partita dietro a subire. Se qualcuno avrà visto la partita, non si permetterà mai di dire una cosa del genere. No, sui social e sui gruppi WhatsApp si parlava che non si vede l'ora che Allegri vada via, perché anche ieri Allegri ha sbagliato a fare questo, a fare quello. Allora lì io alzo le mani. Cioè, alzo le mani, perché non perché la partita di ieri ora mi ha fatto cambiare pensiero e quindi dire che Allegri deve rimanere altri 10 anni. Per me Allegri a fine anno, io spero che si mettano d'accordo e che vada via, perché abbiamo tutti quanti bisogno di aria nuova. Però bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Cioè, dire che ieri l'allenatore non abbia preparato bene la partita, io dopo 5 minuti si intuiva il giusto approccio, la giusta voglia, il giusto atteggiamento, la squadra alta. Dopodiché, ripeto, io alzo le mani, perché davanti all'ossessione io alzo le mani. Una piccola postilla sulla prima mezz'ora dell'arbitro Mariani, che è uno degli arbitri più simpatici di Serie A. Uno di quelli che l'empatia non sa che cosa significa, cioè proprio lui è re e padre eterno, lui comanda, lui dice come ci si deve comportare. Ammonire Vlahovic, l'unico diffidato, tra l'altro, vabbè, non giocherà con l'Atalanta, ma figuriamoci. Ammonire Vlahovic dicendo, come per un fallo, diciamo, normalissimo, additandolo come motivazione, dici: guarda, ne hanno fatto uno lì, uno lì e uno lì in pochi minuti, il terzo sei tu, ti becchi la munizione. È qualcosa di comico, manco azzeri. Poi hanno ammonito Bremer, perché Bremer era stato spinto. A volte ci fischia anche questo tipo di falli, ma non è stato fischiato, e poi giustamente, come sono falli, stato ammonito. Poi si era ammonito anche Cambiaso, giustamente. Cambiaso, che si è reso protagonista di una partita in cui meritava il secondo giallo e meritava il calcio di rigore conto sulla trattenuta di Kvaratskhelia.
perché io, al contrario di molti, le cose le dico da una parte a favore e dall'altra contro. Quindi di questo qualcuno spero me ne dia atto. Dopodiché, se tu un arbitro ammonisci tre giocatori in 28 minuti, diciamo che la partita, non dico che la stai indirizzando, però sai che quel giocatore non potrà più fare entrate di un certo tipo, sai che giocherà col freno a mano tirato, per cui diciamo che anche ieri, no, però ripeto, questo era giusto per puntualizzare quest'altra cosetta, visto che il giorno prima, due giorni prima, il venerdì sera avevamo visto di tutto di più il Lazio-Milan, dove anche di bello, no, certo, finché arriviamo a vedere in Italia una cosa del tipo annullamento del gol di Bellingham perché sul cross di Carvajal in Valencia e Real Madrid l'arbitro fischia la fine mentre crossa da vicino alla bandiera del calcio d'angolo il terzino del Real e Bellingham fa gol, gli è scoppiato un putiferio ed è stato a sfavore della squadra forte, è stato del Real contro il Real, e poi immaginate una cosa del genere in Italia a favore della Juve, una squadra avversaria gli nega un gol del genere, altro che Giuliano Ronaldo che se ne parla da 26 anni. Qui andremo al cinquantino, 50 anni di polemiche avremmo avuto. Vabbè, lasciamo perdere, dai. È andata così. Io sono fiducioso per la fine della stagione e sono fiducioso soprattutto per il futuro prossimo, quindi già per la prossima stagione. Buon settimana, anche se diluvia, speriamo che prima o poi il sole esca.